Allora, siamo pronti con l'edizione del nostro giornale, vediamo subito i titoli, quindi gli argomenti più importanti che abbiamo inserito in questa edizione. Sono le 14:30 minuti e 55 secondi. Vediamo. I sindaci decideranno nell'assemblea del 10-11 luglio in Sila la posizione da assumere per contrastare la legge sull'autonomia differenziata. Intanto da Fratelli d'Italia giunge un invito ai primi cittadini. Il pronto intervento dei carabinieri salva la vita di una donna anziana che si trovava in casa da sola e dopo un incidente domestico non riusciva più a chiedere aiuto. Con qualche giorno di anticipo sono stati ultimati i lavori della statale 107 Silania Crotonese nel tratto dello svincolo di Rovito. Stamattina l'apertura al traffico veicolare. L'Annunziata di Cosenza apre 6 nuove postazioni di rianimazione e terapia intensiva, investiti 2 milioni di euro. Il reparto è stato intitolato a Salvatore Caporale, che fu primo direttore. C'erano anche lastre di Ethernet tra i rifiuti dati alle fiamme in un terreno agricolo del Regino e i proprietari del fondo erano ignari. 5 le persone denunciate. La Guardia di Finanza festeggia 250 anni della sua istituzione. Nel corso della cerimonia illustrati i numeri dell'attività del corpo. È andata in scena al San Vito Marulla di Cosenza la prima del nuovo tecnico Massimiliano Alvini a Catanzaro e i titoli di coda, l'esperienza, Vivarini. E allora grazie per essere con noi e per averci preferito. L'argomento di oggi che abbiamo scelto è quello relativo all'autonomia differenziata. Non sarà sfuggito che nei giorni scorsi c'è stata questa accelerata da parte dei sindaci guidati dal sindaco di Catanzaro che a un certo punto ha detto firmiamo tutti per chiedere alla regione di impugnare la legge sull'autonomia differenziata. Immediata però la replica dell'ANCI e la presidente Sucurro che fa? Indice una assemblea per i giorni 10 e 11 luglio in Sila. E quindi si traduce questo come una, come dire, una frenata forte per il sindaco di Catanzaro Fiorita, perché deve essere l'assemblea a decidere quali saranno le forme attraverso le quali contrastare la legge sull'autonomia differenziata. Intanto però il dibattito va avanti, le forze politiche intervengono su questo delicato, complesso e difficile argomento. Oggi vi facciamo ascoltare la voce di Fratelli d'Italia. Isabella Roccano. Il messaggio lanciato dall'ANCI all'iniziativa del sindaco di Catanzaro che ha proposto la raccolta di adesioni per spingere la regione ad impugnare la legge sull'autonomia differenziata è letta come una fuga in avanti, un tentativo di mettere il cappello su quanto già espresso dall'associazione, tant'è che per mettere le cose a posto la presidente ha indetto una 2 giorni di dibattito con tutti i sindaci che si terrà in Sila il 10 e l'11 luglio prossimi. Un messaggio chiaro che significa solo l'assemblea può prendere decisioni di questa portata dopo aver esaminato, analizzato e deciso il da farsi. Insomma, l'ANCI impone un brusco stop alle velleità di Fiorita. Nel frattempo però il dibattito non si ferma, non rallenta, non si blocca, continua ad agitare il mondo politico, da una parte la maggioranza, dall'altra le opposizioni. Ogni giorno si susseguono dichiarazioni pro e contro la legge. Oggi vi facciamo ascoltare quella del senatore di Fratelli d'Italia, Ernesto Rapani. Leggere che tanti sindaci non sono d'accordo a questo provvedimento approvato, naturalmente mi ha destato delle perplessità. Ho ritenuto opportuno chiarire che in realtà con questo provvedimento non è stata approvata l'autonomia differenziata, ma con questo provvedimento è stato approvato l'iter che dovrà seguire nel momento in cui le regioni dovessero chiedere il trasferimento delle funzioni. E ci sono 2 articoli chiarissimi che sono stati voluti da Fratelli d'Italia. Il primo dice che devono essere individuati i LEP e devono essere uguali per tutte le regioni. Il secondo dice che bisogna trovare le risorse finanziarie, bisogna fare i decreti attuativi a copertura dei LEP. Solo allora si potrà procedere col trasferimento delle funzioni alle regioni. Da questo momento il governo ha 24 mesi di tempo, tant'è che è stata
individuata una cabina di regia con una commissione composta da giuristi, costituzionalisti ed economisti, che sono quelli che dovranno andare a individuare i LEP e le relative risorse. Poi il tutto dovrà passare sempre attraverso le Camere, attraverso il Consiglio dei Ministri, per cui ci sarà un'ottima operazione di sorveglianza e di controllo. Questa è la posizione e il dibattito. È stata riaperta finalmente stamattina al traffico veicolare la statale 107, la Silana Crotonese, che è stata interrotta nei pressi dello svincolo di Rovito. Chi percorre quella strada ha dovuto fino ad oggi fare un enorme giro passando attraverso i paesi della fascia presilana, creando molti problemi ai comuni perché camion, autotreni, insomma il traffico veicolare è molto molto sostenuto per strade che non sono pronte per questo tipo di traffico veicolare. Ma tutto si è concluso, doveva essere aperta il 7 di luglio, queste erano le anticipazioni dell'ANAS, invece si è lavorato in fretta proprio per i problemi di cui parlavamo prima e stamattina è stata riaperta. Gianluca Pasqua. Questa volta l'ANAS ha sorpreso tutti, completando con largo anticipo i lavori in corso sulla statale 107 che avevano costretto automobilisti e autotrasportatori a percorrere strade alternative non proprio comodissime. Sono stati conclusi in anticipo, infatti, gli interventi di ripristino sul viadotto Fratelli Bandiera lungo la strada statale 107 Silana Crotonese tra Cosenza e Rovito. Il completamento dei lavori era previsto entro il 7 luglio, ma già questa mattina, con una decina di giorni di anticipo, il personale dell'ANAS ha rimosso gli ostacoli posti sull'arteria viaria, permettendo il transito ai mezzi. La chiusura del tratto a partire dal 10 giugno aveva sollevato proteste da parte dei sindaci della Presila e delle associazioni degli agricoltori e turistiche. Non è la prima volta, infatti, che durante il periodo estivo, in cui si registra un flusso maggiore di mezzi per ragioni turistiche e commerciali, viene limitato il transito per interventi sulle strutture dei viadotti. Durante una riunione in prefettura, i primi cittadini avevano chiesto ad ANAS una maggiore condivisione e celerità nel completamento dell'intervento in questione. Questa era naturalmente l'apertura della strada, da oggi percorribile, finalmente, senza ostacoli, senza deviazioni. Aperta anche la strada che collega Sibari a Cosenza. Isabella Roccano. Un'opera strategica che collega l'area urbana di Cosenza a quella ionica. Terminati i lavori è stata inaugurata la strada di collegamento Cosenza-Sibari, tratto compreso tra lo svincolo A3 uscita Tarsia e la SS106 bis. L'intervento realizzato è costituito tra l'altro da due gallerie, diga di Tarsia e Serra Castello, circa 12 milioni di euro l'investimento, strutture che garantiranno una maggiore fluidità del traffico riducendo i tempi di percorrenza. Abbiamo velocizzato quelli che sono dei lavori importanti su un tratto di strada che collega il Cosentino alla parte ionica. Era importante farlo per garantire non solo la sicurezza della strada ai tanti utenti, ma nello stesso tempo anche una velocità di trasferimento in una provincia che ha tante strade, ha tanti chilometri e che abbiamo necessità di interconnettere. È un'opera strategica che collega l'area urbana con l'area ionica, ma che dà anche la possibilità comuni come il nostro appunto di avvicinarsi, ecco, ancora di più e di essere anche meta per i tanti visitatori, perché questa è un'area attraversata e lo sarà anche in questo periodo soprattutto estivo da tanti tanti turisti. Ci auguriamo che siano sempre di più e che possano apprezzare appunto le nostre ricchezze, le nostre bellezze e le nostre aree interne che sono assolutamente bellissime. Avete sentito anche l'audio non perfetto dovuto al vento che soffia proprio in quell'area, quindi da oggi anche questa strada Sibari, che collega Sibari a Cosenza, è stata riaperta. Purtroppo ogni giorno dobbiamo raccontarvi di come viene sporcato il nostro ambiente, di come si tenta veramente di intervenire in maniera scellerata, sciupando la bellezza di questa terra. Guardate quanti rifiuti speciali sono stati rintracciati in questo appezzamento di terreno. Vediamo. I proprietari del terreno agricolo erano inconsapevoli di quanto accadeva. La loro proprietà era diventata una discarica abusiva dove ciclicamente venivano bruciati rifiuti di ogni genere, anche pericolosi. A scoprire il traffico, lo smaltimento illecito, i militari del gruppo Carabinieri Forestale di Reggio Calabria, che hanno eseguito 5 misure cautelari, di cui una agli arresti domiciliari e 4 di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Durante un controllo su strada di un mezzo carico di rifiuti speciali e privo delle autorizzazioni in materia ambientale, è scattata l'attività condotta con metodi tradizionali e supportata da attività tecnica che ha consentito di accertare più condotte criminose tra loro collegate. I soggetti, infatti, trasportavano i rifiuti di varia tipologia, legnosi, ferrosi, edili, plastici, guaine e, ancor più grave, lastre di Eternit, nella discarica creata abusivamente per poi procedere alla loro combustione, allestendo così un sistema organizzato di allarmante gravità, idoneo a esporre a pericolo la salute della popolazione e creando un grave danno all'ambiente. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della DDA. I reati contestati e destinatari delle misure vanno dall'associazione a delinquere finalizzata alla gestione illecita di rifiuti, alla combustione illecita e al traffico illecito di rifiuti. Purtroppo ogni giorno ci sono notizie di questo tipo che fanno male a tutti, fanno male all'immagine della Calabria e alle sue bellezze naturali. Una storia a lieto fine. Un'anziana vive da sola in casa, scivola, si fa male, spezza il femore, da sola, non può alzarsi, non può chiedere aiuto. Fortunatamente un vicino di casa si accorge, questa signora non rispondeva più né al telefono né tantomeno se si provava a bussare a casa sua. Fortunatamente poi l'intervento dei carabinieri hanno salvato la vita a questa donna, Isabella Rocca. E si è recato presso la sede comunale un cittadino dicendomi che sentiva. Il caldo anche manda in tilt anche i nostri sistemi di trasmissione, qualcosa evidentemente non va, ma me la facciamo vedere tra un attimo. Andiamo invece a Cosenza, dove sono stati aperti nuovi 6 posti nella terapia intensiva e rianimazione. Dentro questa notizia ci sono delle storie bellissime. La nostra Rosalba Baldino. La nuova area di terapia intensiva e rianimazione dell'Annunziata di Cosenza, 6 posti letto che si aggiungono ai 19 già esistenti, spazi ottimizzati e tecnologie all'avanguardia, consistenti risorse per quella che si candida a essere la più grande rianimazione del Sud Italia. Abbiamo utilizzato i fondi PNRR per i macchinari, i fondi POR. Devo dire, siamo stati una buona gestione dei soldi pubblici. Abbiamo rispettato i tempi, 1,5 milioni qui più i macchinari altri 600.000 euro, quindi un 2 milioni di investimenti. Introdotta la cartella informatizzata, prende corpo l'idea di investire nella terapia intensiva post-operatoria non solo strutture e mezzi ma anche uomini. Noi stiamo già prendendo 3 anestesisti nuovi, a parte il turnover degli anestesisti che andranno in pensione e il numero di infermieri congruo a quello che sono i posti letti che stiamo andando a prendere, il numero degli OS. Gli occhi velati della signora Caporale, la targa in memoria del dottor Salvatore Caporale, medico anestesista, primo direttore della rianimazione, un innovatore. Presente anche il figlio Roberto, cardiologo dell'azienda ospedaliera, la memoria da custodire con gesti concreti. Sono le cose che non costano niente economicamente, ma che hanno un valore immenso, soprattutto per la famiglia. Una matriosca di storie questo luogo, nato grazie a Gisella Perri, morta nel 1972 per le complicanze del morbillo. I genitori di questa giovane ragazza nel lontano 1975 fanno una donazione anche importante di 75 milioni di lire perché la figlia era deceduta anche a causa della mancanza a Cosenza di un centro di rianimazione. I miei nonni, il dottore Perri e Rosa Perri, perché vogliono destinare a questa addenda di struttura sanitaria una cospicua donazione in rapporto al fatto di dotare la città di una struttura decisiva che avrebbe poi salvato innumerevoli vite nei decenni successivi. Che bella questa storia, davvero molto, molto bella. Ieri la Guardia di Finanza a Cosenza
ha festeggiato i 250 anni dell'istituzione del corpo e naturalmente è stata l'occasione per fare il punto su tutta l'attività svolta dai militari. Paolo Taradico. Non sono mancate le autorità su tutto il prefetto di Cosenza Vittorio Ceramella ai festeggiamenti tenuti a Cosenza per i 250 anni alla fondazione della Guardia di Finanza ed è certamente questo uno dei temi della giornata, ovvero la grande considerazione che le istituzioni civili, militari e religiose, ma anche i cittadini, nutrono verso questo corpo. Una ricorrenza importante quindi per le Fiamme Gialle che sono state celebrate in tutta Italia. Da Cosenza il comandante dell'ANN nel corso del suo intervento ha richiamato i valori del rigore morale e della competenza professionale, caratteristiche queste unanimemente riconosciute alla Guardia di Finanza. Anche i numeri lo testimoniano. A tal proposito, come ricordato lo stesso colonnello dell'ANN, sono stati oltre 100 gli evasori totali scoperti durante l'attività investigativa. Una criminalità che si evolve da un punto di vista tecnologico e trova nel web nuove possibilità, da cui lo sforzo e la capacità anche del corpo di riuscire a stare al passo con i tempi da un punto di vista investigativo. Dunque una celebrazione per ricordare la storia della Guardia di Finanza, ma anche per fare il punto sulle attività svolte quotidianamente. Beh, questo è il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza, intenso, quotidiano, volto veramente a portare alla luce situazioni che sono legate al delinquere. E adesso invece andiamo a Praia Mare perché c'è un'iniziativa che merita attenzione messa in campo dalla UIL per sensibilizzare i cittadini, l'opinione pubblica, le aziende al lavoro sicuro, perché ogni giorno è ormai una sorta di martellamento, ci sono sempre lavoratori che perdono la vita mentre lavorano. Non è possibile. Allora la UIL cosa fa? Mette in campo questa iniziativa che è la Street Art proprio per sensibilizzare in questa direzione. Alessia Antonucci. I disegni sulle tele bianche prendono pian piano colore con volti, cuori, caschetti gialli e frasi che richiamano alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Queste opere, create da artisti calabresi, punteggiano Viale della Libertà a Praia Mare per dar vita alla campagna di sensibilizzazione della UIL Calabria in collaborazione con l'Opera Calabria e l'amministrazione comunale di Praia Mare. Così il taglio del nastro dell'area Live Painting e l'apertura a nuovi mezzi comunicativi efficaci. Ci sono 6 artisti calabresi, 6 giovani calabresi, che quindi ognuno per quella che è la propria sensibilità in tema di salute e sicurezza sono riusciti, diciamo, ad esprimere al meglio e quindi andremo adesso a premiare. Lo street art per creare un museo a cielo aperto con opere che vogliono puntare i riflettori sui rischi dei lavoratori. Si fa arte per testimoniare l'importanza di far arrivare un messaggio a tutti, anche le nuove generazioni che così dipingono, anche le nuove generazioni che ascoltano questa musica, perché soltanto con questa attenzione alla sicurezza sul lavoro davvero la Calabria può ripartire. Linguaggi artistici per rafforzare il messaggio. Attraverso l'arte riusciamo a sensibilizzare maggiormente rispetto ad un argomento che, pur trattandolo in maniera ormai quotidiana, continua a non dare gli effetti che noi ci auguriamo e che auspichiamo. Intanto il comune di Praia Mare si candida a ospitare anche altre edizioni come queste. Nessun lavoratore merita di non far ritorno a casa, quindi è stato molto semplice per noi sposare quest'idea che tecnicamente è della UIL. Ci è stata proposta, noi abbiamo messo a disposizione quello che ci è stato chiesto. Speriamo che sia la prima. Sì, bisogna battere su questo, bisogna sensibilizzare, bisogna mobilitarsi. Nessun lavoratore deve lasciarci la vita mentre svolge il suo lavoro. Torniamo a parlare della donna salvata, dell'anziana donna salvata dai carabinieri, la storia che vi raccontavo prima, perché adesso finalmente il servizio può essere visto da tutti, perché il nostro reparto tecnico è riuscito a intervenire. Quindi lo vediamo, ce lo racconta questo pezzo Isabella Roccamo. E si è recato presso la sede comunale un cittadino dicendomi che sentiva urlare una signora da fuori, insomma lui era fuori, la signora era dentro. Capendo l'abitazione
in paese ci conosciamo tutti, conosciamo la situazione degli anziani. Ho capito immediatamente di chi si trattava. C'era qui presente l'assistente sociale di Soveria Mannelli. Ieri mattina mi trovavo proprio di turno a Carlopoli quando un cittadino si è presentato qui, sapendo appunto che c'era che ero presente, per dirmi che era passato a trovare questa signora, ma che bussava alla porta e la signora la sentiva lamentarsi ma non apriva. Per cui insomma mi sono recata con lui presso l'abitazione, ho provato anch'io a bussare, ho sentito i lamenti e ho chiamato subito i carabinieri che sono intervenuti prontamente. Abbiamo ricevuto una chiamata dagli assistenti sociali di Carlopoli da parte della dottoressa Chiarella, quindi immediatamente facevamo intervenire la nostra pattuglia. Una volta arrivati sul posto i colleghi sfondavano quella porta lì. Siamo entrati e abbiamo trovato la signora che appunto era per terra, si lamentava, era caduta. Abbiamo subito immaginato che comunque avesse un problema al femore, quindi abbiamo chiamato il 118 e anche il medico di base. Allertavano il personale del 118 che una volta arrivato sul posto imbarellavano la signora oltre 90enne per poi trasportarla presso l'ospedale di Lamezia Terme. Nel frangente i colleghi aiutavano il personale a scendere la signora, data la scala d'ingresso che risultava essere tortuosa. So praticamente che è stato fatto un lavoro eccellente, nel senso che è stata chiamata subito l'ambulanza, la signora è stata soccorsa, è stata informata la figlia dell'accaduto. Ringrazio la caserma dei carabinieri, ringrazio gli assistenti sociali, e le assistenti sociali perché sono tre donne, e sono presenti qui nel comune ogni 15 giorni, però all'occorrenza intervengono immediatamente in casi di urgenza e di necessità. Beh, abbiamo voluto lasciarlo così, montarlo questo servizio attraverso il racconto dei protagonisti di questa storia, quante donne anziane vivono da sole, nelle loro case, ogni tanto magari farsi vedere, sentire anche nei piccoli centri, perché è importante sorvegliare, guardare se hanno bisogno di qualcosa, se hanno bisogno di aiuto. Ecco, questo è un dovere civile che abbiamo tutti. Questa storia arriva da Carlopoli. Adesso invece siamo allo sport, il calcio, per un allenatore che prende possesso del suo nuovo posto di lavoro, un altro che invece se ne va. A Cosenza ha presentato Massimiliano Alvini, il nuovo tecnico. A Catanzaro invece, proprio in questi minuti, c'è stata la rescissione del contratto con il tecnico Vivarini. Paolo Tararico. Una conferenza stampa di presentazione potrebbe essere caratterizzata spesso da promesse e proclami. Così non è stato per Massimiliano Alvini, che ha garantito tutto il suo impegno, ma soprattutto negli obiettivi stagionali ha preferito restare con i piedi per terra. A colpire in positivo è stato l'attaccamento e l'orgoglio nei confronti della società. D'ora in poi il tecnico lavorerà con il duo Ursino Del Vecchio per allestire la rosa. E a proposito di giocatori, lo stesso Del Vecchio ha voluto mettere ieri le cose in chiaro. Ma siccome io leggo tante notizie di squadre che vanno a sottolineare che vogliono tutti i nostri giocatori, io voglio mettere per iscritto oggi, una volta per tutte, che i giocatori del Cosenza sono del Cosenza. Poi prenderemo in considerazione tutto, ma i giocatori tesserati con noi rimangono con noi. Messaggio chiaro a tutti, la società c'è e non si faranno sconti a nessuno. Non si è parlato di giocatori, ma l'unico riferimento è relativo all'unità di intenti fra staff tecnico e dirigenza. Ma penso che il direttore abbia parlato chiaramente, è successo tutto in una giornata, c'è molta chiarezza e le parole del direttore sono chiare quando dice abbiamo le idee chiarissime su quello che vogliamo fare, sui giocatori, e io mi fido della società, a parte la parola fidarsi, c'è un rapporto di chiarezza fra noi e la dimostrazione è che penso ieri è già arrivato un giocatore nuovo e ci siamo parlati e quindi c'è condivisione e questo, e sappiamo dove vogliamo andare da questo punto di vista. Sì, c'è condivisione.
ed a proposito di staff tecnico, di fatto è in via di completamento. Bisognerà valutare la posizione di Pincente, il preparatore atletico che bene ha fatto la scorsa stagione, ma anche quello dei portieri Fischetti. In casa Catanzaro intanto si lavora sotto traccia per cercare la soluzione migliore che possa permettere l'addio fra Vivari e la società giallorossa. Si parla di passi in avanti, ma manca l'ufficialità. Intanto scendono le quotazioni di Aquilani, restano ancora in gara i nomi di Paolo Bianco, Corini e Castori, ma ancora un po' di tempo servirà. E allora abbiamo in studio il neo sindaco di Montalto Fugo, Biagio Faragalli, grazie per essere qui con noi. Sono giorni concitati, prende contatto con la macchina burocratica del comune, che è tutta una fase di preparazione, poi ci sarà la proclamazione. Quando l'avete l'insediamento, quando è stato stabilito? Oggi la commissione, innanzitutto buongiorno, oggi la commissione elettorale ha definito tutto il lavoro fatto in queste settimane, dopo aver fatto il ballottaggio, che come sappiamo Montalto è stato uno di quei comuni che è andato al ballottaggio, e lunedì mattina alle 10 abbiamo la proclamazione degli eletti del Consiglio Comunale, del Sindaco, e poi da lì inizia un iter procedurale importante per la convocazione del primo Consiglio Comunale, dove eleggeremo il Presidente del Consiglio Comunale e la nuova Giunta che, se Dio vuole, governerà questa città per 5 anni. È già pronta l'organigramma, ce l'ha già bello in testa questa? In mente è pronta, è ovvio che come abbiamo detto in campagna elettorale, la concertazione tra le forze politiche che hanno guidato e composto questa coalizione è stato l'elemento principale, e con questo spirito vogliamo comporre la giunta, concertando tra le parti e cercando di lavorare nel migliore dei modi. Diciamo tecnica o politica? Politica. Sarà politica. Politica, quindi tutti i partiti, anche se non presenti come simbolo, che hanno dato il loro contributo saranno rappresentati. Saranno rappresentate tutte le liste che sono rappresentate all'interno del Consiglio Comunale. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Vedo Jessica collegata con me. Ciao Jessica, allora raccontaci questo anticiclone che è arrivato, sta arrivando, la sabbia del deserto, cosa dobbiamo aspettarci? Le cavallette, dici tu tutto. Ma speriamo le cavallette ancora no. E sabbia del deserto per il momento non ci sarà, però effettivamente l'anticiclone africano avvolge la Calabria e ci garantisce un weekend stabile e soleggiato, con qualche possibile addensamento nuvoloso in transito, soprattutto lungo il litorale tirrenico. Le temperature sono nuovamente in aumento, come mostrato dalla figura 1. Le massime aumentano fino a domenica, quando sfioreranno i 38 gradi, soprattutto nella piana di Sibari e nel Marchesato Crotonese, mentre la figura 2 ci mostra che le minime, anch'esse in incremento su tutta la regione, nella notte tra sabato e domenica si assesteranno attorno ai 20 gradi quasi ovunque, eccetto sui rilievi, dove la notte sarà un po' più fresca. I venti sono in rotazione prevalentemente deboli, in rinforzo a partire da domenica. La figura 3, l'indice di pericolosità di innesco e diffusione degli incendi, diventa elevato durante il fine settimana su tutta la regione. Invitiamo quindi nuovamente a prestare attenzione alla tutela e alla salvaguardia del nostro patrimonio boschivo. Per quanto riguarda la prossima settimana, invece, avremo una breve tregua dal caldo, poiché ne arriva una piccola perturbazione che causerà un calo delle temperature. Buon weekend! Grazie Jessica, noi vi lasciamo a raggio di sole, noi ci vediamo più tardi con l'edizione del giornale, buon proseguimento e buon pomeriggio. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. In serata, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Sì.
Le borse europee si mantengono per lo più positive a metà seduta. A Milano il FTSE MIB guadagna lo 0,4%, bene come il DAX di Francoforte più 0,7%, il FTSE 100 di Londra più 0,6% e l'IBEX 35 di Madrid più 0,3%, in controtendenza invece il CAC 40 di Parigi che cede lo 0,4%. Secondo le stime preliminari, in Italia a giugno l'indice armonizzato UE dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,9% su base annua, in linea alle attese ma leggermente superiore rispetto al più 0,8% di maggio. Su base mensile il dato ha evidenziato un incremento dello 0,2%, in linea al consenso sia al mese precedente. In Francia i dati preliminari di giugno sull'inflazione mostrano un incremento dello 0,1% su base mensile e un più 2,1% su base annua. L'indice armonizzato agli standard UE segna un più 0,1% mese su mese, in linea con le stime e il valore del mese precedente. Mentre su base annua i prezzi al consumo sono saliti del 2,5%, in linea con il consensus, ma risultando inferiori al dato di maggio più 2,6%. Il PIL finale del Regno Unito nel primo trimestre 2024 ha evidenziato una crescita dello 0,7% su base trimestrale e a livello tendenziale un aumento dello 0,3%, entrambi lievemente al di sopra del preliminare del consensus. Sul Forex l'euro-dollaro sale a 1,071 mentre il cambio tra biglietto verde e yen scende a 160,7. Petrolio in rialzo con il Brent più 0,9% a $86, il WTI più 1% a $82,6. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund sale a 161 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,07%. Tornando a Piazza Affari, guidano Tenaris più 2,6% e Iveco più 2,4%, seguite da Leonardo e Unipol più 1,9%, mentre si posizionano in coda Cucinelli meno 2,5%, Terna meno 1,2%, Prismian meno 0,9% e Biper meno 0,8%. Grazie e al prossimo aggiornamento!